Questo è uno dei video più particolari della serie dove sfido i cheater. Questa serie non la portavo ormai da tanto, e invece oggi siamo tornati a sfidare cheater e poi sgamarli. Lasciate un bellissimo like di supporto, iscrivetevi e attivate la campanellina che è fondamentale. Dobbiamo arrivare subito ai 60.000 iscritti. Piccola interruzione, domani alle ore 10 live dell'estrazione del mouse, non mancate. Abbiamo trovato questo bambino pro, oltre che cheatando sta bene evadendo. Come vedete ha 1, 2, 3 account. Andiamo a fare un attimo le stats di questo bambino pro, così da vedere quante stats ha. Livello 1, 0 winning streak. Quante partite giocate ha? 6 partite giocate. Vuol dire che sta bene evadendo e ha appena creato l'account. Bambino pro tratto basso, che poi strafortunato sono oggi che l'ho beccato praticamente subito. Eccolo qui. Allora, signor bambino pro sta autocliccando, sta utilizzando comunque qualcosa, e questo è poco ma sicuro. Quindi il nostro obiettivo adesso è sfidarlo e quindi non far capire a questo bambino pro che lo stiamo controllando, perché la serie di oggi è sfidare i cheater. Lo sapete benissimo ragazzi, la porto ormai da tanto tempo. Quindi vediamo se riesce a leggere i MSG, se no sono costretto a portarlo in controllo. Ciao, ti va di fare una double? Ovviamente lui mi legge con Marques, quindi se segui un po' il mio canale e segui anche... Ok, ha scritto mai in chat, molto probabile non sa rispondere ai MSG. Mi è uscito i messaggi da Marques se voglio fare una double. L'ha letto, l'ha letto. P-invite bambino pro. Facciamo così, inventiamo una scusa che io sto facendo un video con un bambino pro e quindi io ho lui come bambino pro. È entrato! Fermi, fermi, fermi. Portiamolo su Discord. E il nostro obiettivo adesso è fingere. Fingere che noi stiamo cercando un bambino pro per giocare. Sappiamo che cita, sappiamo che sta bene evadendo. Ciao. Pensavo che non eri il vero. No, 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 sono io, sono io. Come stai? E tutto bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Sto praticamente facendo un video. Ti va di fare una double? Va bene. Vai. Che mi racconti, da quanto giochi su Coral? Allora, da Coral gioco più o meno da 2 anni. Ok. Poi successi vari avvenimenti, non... ho abbandonato varie volte, diciamo. Che avvenimenti? Diciamo che io sono molto tracklistario, ok? Ho un Bloody a 70 e ho anche il tape, quindi riesco a tracklistare molto. E quanti CPS fai? Più o meno anche sulla trentina, se ne faccio il long. No, ok, ok, ho capito, ho capito. Molto probabilmente, ragazzi, sta draglicando, ma vediamo. Prendo subito e me ne vado. Mm-hmm. Mi fanno il controllo e mi bannano per 30 giorni. Aspetta, aspetta, perché ti hanno bannato per 30 giorni? Non ho capito. È perché ero inattivo. Ah, ti hanno portato in controllo e tu non hai fatto nulla? No. Quanto è che ti hanno bannato? Quanto tempo fa? Mi hanno bannato tanto tempo fa. Sta flaggando scaffold, come vedete, quindi easy. E poi ti hanno sbannato, com'è che è finita la situazione? In realtà mi sono dovuto aspettare 30 giorni per... Ah, per tornare a giocare? Sì. Ok, ok, ho capito, ho capito. Va bene. Ma chi? Oddio, grigi, non ci credo. Io ho 2 cuori e mezzo, credo che potrebbe finire molto male. Niente, sono morto anche io, GG. Dimmi un po', da quant'è che draglicchi, me l'hai detto? Boh, dall'estate, perché... Ok. Io ho visto il tuo video, tipo... che facevi a quel tempo, stavi imparando, non mi ricordo cosa, il God. Sì, diciamo che quest'estate è stato tipo il periodo dei bridge, sì. Esatto, e tu volevi dei consigli. Mm-hmm. Allora, già io, a parte che non so se conosci Nico, quello là dei bridge. Ma è americano? Sì, sì, l'americano. Ah, not Nico, sì. Ok, sì, lo conosco. Feci, non so se ti ricordi, in estate Apex fece il torneo. Sì, sì. A parte che io ho 180 di ping, quindi non potevo sicuramente fare il gol. Ok, ma era sicuro che era quest'estate? Sì, era quest'estate. Ok, no, l'ultimo torneo sì, perché tutti i tornei better su Pixel li faccio, quindi sì. E invece ti volevo fare un'altra domanda. Perché io ho visto DUPP che stai ben vedendo, ho appena controllato. No, ti spiego, ho aperto già il ticket. Ok. Che io ho perso l'account Minecraft Premium. E dico sempre, vedete che io ho sempre giocato da Premium, quindi da Lunar. Ok. Però io varie volte sono stato creato sul PC, quindi per esempio c'ho anche, non so se li conosci, i video quelli là che ti postano per inculare la gente. Ok. Infatti se vedi i miei nickname, sono tutti nickname strambi. Anzi, io vorrei anche accedere a quelli, ma io l'ho pur detto tante volte. Infatti il moderatore, non mi ricordo come si chiama, mi ha detto sei sicuro, perché se non sei tu non fa niente. Ma questo account però, sto bambino pro, l'hai appena creato? Sì, sì, l'ho appena creato. Questo qua è il mio effettivamente, che in realtà questo qua l'avevo creato perché pensavo di recuperare l'account premium, quindi l'avevo creato così. Però già che ora non si può fare niente, penso che rimane questo. Ok, quindi già ti hanno fatto controllo su sta roba? Controllo che mi hanno visto, perché io ho un altro problema. Quando sono entrato da SP, quindi con questo computer, ok, mi diceva che già avevo 2 account collegati a questi IP. Me li hanno tolti quelli là. Cioè, quindi tu gli account, quelli che sono stati bannati, tu non li hai mai utilizzati? No,
mai utilizzati, non c'ho manco l'accesso a quelli. Perché allora, se io faccio slash DUPP, hai un altro bambino protratto basso con la B grande. Sei te quello? No, no, perché sai cosa mi diceva? Quando provai ad entrare con quello, cioè il mio primo account è quello là con la B piccola. Però mi diceva, sei già registrato con bambino pro con la B grande. Perché quando io sono, penso, quando sono andato nel ticket e ho scritto il mio nick, ho messo la B grande. Boh, è un po' strana sta storia, perché è strano che Coral ti dà tre account, cioè hai praticamente tre account bannati. Ho capito, ma non ho mai fatto l'accesso a questi tre account, capisci? Com'è possibile che tutti questi account siano il tuo SSP? Allora, io ho già avuto problemi anche, per esempio, con Fortnite. Sono proprio entrati nell'account e mi hanno fatto bannare per sfruttamento, per farti capire. Sto avendo problemi con tutti quanti. Pensa che ieri mi hanno creato PayPal e mi hanno bloccato la carta. Tutto a te. Allora, aspetta, facciamo così. Se tipo mi dai Endiask e provo a vedere mettendoti un tool, se sono tuoi, eccetera. Cioè, in che senso, aspetta? Nel senso, mi dai Endiask e ti metto il tool e il tool rileva tutti i doppi account che hai. Dal mio IP. Ho resettato il computer, ma non so se va a cambiare qualcosa. Dopo quegli account hai resettato il PC, aspetta, non ho capito. Pensa che a me non si apriva manco più Logitech Hub. Ok. Ho un problema che ho dovuto per forza resettare il computer. Ok. Però pure se io vado a fare l'accesso da Mojang, mi dice che il mio account non è proprio, cioè non è proprio più esistente. L'ultima volta che ti hanno fatto controllo, cioè ti hanno mai controllato questa roba? No, 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 perché non ho mai avuto problemi di questo da dopo che sono stato hackerato. Ok. Raga, molto probabilmente è vero che non sto utilizzando nulla, ma adesso vediamo. Ah, vedi che ho cheat di altri giochi, eh? Non penso sia un problema. Vabbè, finché non è di Minecraft no. Allora, Alt, RQM Levor, sei te? RQM Levor, sì. E SPPPS? No. Scusami un attimo, perché se hai questo account che non è bannato su Coral e giochi con Bambino Pro? Perché RQM Levor. È emigrato, con la perso, premio. E cittavi? No. Sei stato bannato per cheating? Te l'ho detto, perché ero offline al controllo. Hai missione cheating, bro? Io ho messo cheating, possibile. RQM Levor è stato bannato da Il Vero Fide per ammissione cheating. Mai ammesso cheating, mi ricordo solamente che... Anzi, io stavo dicendo che non facevo cheating, volevo farmi fare un controllo aggiuntivo. Io non ho mai detto che ho utilizzato i cheating, mai. Hai eliminato qualche file? No, mo no. Ma bro, aspetta, dimmi la verità, perché a me dal controllo mi dice che stai cheatando. Sto cheatando, te lo giuro. Se no non venivo manco a fare il controllo, cheatavo direttamente. Hai modificato Logitech Hub alle 9.54 prima del controllo e hai tolto una macro. La luce, fra, l'ho modificato. Dimmi la verità. Oh, ti faccio mettere. Guarda, ti metto condivisione. Guarda, vieni. Avenge non sbaglia, bro. Avenge dice tutto quello che hai fatto. Logitech file modificato alle 9.54. Il 14.01, ovvero oggi. Oggi è 14. Alle 9.54 prima del controllo. Dimmi la verità. L'hai fatto? Era un'altra macro, comunque. Non era. Mi ammetti che stai cheatando? Ora? Prima. Ora no. Ora lo so pure io, no. Perché l'hai modificato prima del controllo. 9.54. No, ma manco prima sono cheatando. Bro, Avenge non può sbagliare, con tutto il bene che ti voglio. Cioè, io te lo sto dicendo perché 9.54, poco prima del controllo, me l'ha modificato. L'importante è questo, che mi ha modificato un file prima del controllo, che è la macro su Logitech. Ammetti, cioè dimmelo, sono più contento che me lo dici, sincero. E in caso io ammetto? Ah, e mi ha appena lì mi svuotato il gestino con X-Mouse, bro. No, X-Mouse lo utilizzo per FVM, principalmente. Vabbè, fatto sta, quindi hai tolto la macro prima del controllo? Vabbè, dai, sì, te lo ammetto, sì. Ok, quindi stavi cheatando, utilizzando macro autoclicker? Sì, vabbè, ma era basso comunque, cioè mi faceva fare solamente un click in più. Invece di 12 mi... Ok, ti giuro, subito, istante me lo dicevi, ero molto più contento. Però io ti ho dovuto fare controllo, eccetera. Cioè, se non ti facevo controllo, come scoprivo che tu stavi cheatando? Cioè, capisci? E poi comunque se mi segui anche... parte che mi ha svuotato il cestino davanti. Fatto sta, gli alt, va bene, non mi li rileva gli altri, quindi ti dico pure, ok, ci sta. Vabbè, hai tolto sta macro, il 9.54, poi X-Mouse che ce l'avevi appunto nel cestino. Per il resto, nulla, non fai le sospetti. Mi dai che appunto l'hai eliminato alle 8.56, X-Mouse... Ah no, hai rinominato X-Mouse alle 8.56. Poi ha eliminato 16 file. Sono tutti comunque credo cheat. Boh, vabbè. Comunque l'importante non sono i file sospetti, è che comunque capisci, mi ha eliminato un cheat davanti, cioè prima di fare il controllo, tutto qua. Quindi adesso, ora, io non so se stai bene vedendo, però mi fido di te. Mi ha detto che non stai bene vedendo e va bene. Ti devo banare per 14 giorni però. Allora aspetta, in realtà il ban sarebbe per 30, perché tu non mi hai ammesso. Quindi ora dimmi te, io che devo fare? Ti devo banare per me oppure ti devo lasciare andare? Girarti su qui non cheat potrei fare, cioè posso farlo. Però capisci che tu mi hai appena detto non cheat e l'hai appena fatto? Esatto, sì sì, questo lo capisco. Potrei, appunto, potrei fare una promessa con te che non utilizzo più i cheat. Che la realtà sai qual è? Io te la, mo, ormai mi hai scoperto, te la svelo. Io tra clicco, ok? Grazie okay. Anche al Logitech 202 che c'ho.
Ok, e poi mi ha detto che avevi il Bloody. Eh sì, però c'ho un altro PC, ho due PC. Ti chiederei proprio di farmi vedere il Bloody perché so che mi stai dicendo una cazzata. Comunque, l'unica cosa che ti giuro a me dà fastidio è la presa per il culo. Ok, io ora sto registrando, quindi per me è un video questo. Però capisci che comunque non si fanno ste robe. Ah, facciamo così, facciamo una roba. Rimetti la macro e facciamo uno più uno e vediamo quello che cambia. Ma Bedwars privata. Bedwars privata, certo. Mettila come ce l'avevi prima, eh. Dimmi la verità, però non è che la metti più bassa, eh. Mettila lo stesso. Devo vedere che flagga autoclicker. Se non mi flagga autoclicker vuol dire che non ce l'avevi come prima. Quindi mettila bene. A me prima flaggava scaffold autoclicker. Quindi ora mi devi riflaggare scaffold autoclicker, ok? No, dai, ti prego, cioè, capisci, dai. Ti capisco, però capisci anche me. Se tu mi stavi dicendo la verità, io ti giuro, per gli account non ti avrei bannato. Cioè, sincero, non ti avrei bannato. Perché tu mi hai detto ok. E poi nel, come hai visto nel controllo, non le avevi altre. Quindi forse era giusto quello che mi stavi dicendo. Quindi non mi stavi dicendo una cavolata. Quindi ti avrei lasciato andare, ecco tutto qua. Ti avrei detto ok, va bene, non c'hai alt. Però mi stavi citando davanti, bro, capisci? Hai tolto proprio la macro prima del controllo. Se io te lo dicevo prima, tu non mi bannavi. È ovvio, guarda, ci sarei passato sopra. Perché io apprezzo molto le persone che porto in controllo e ti dicono ok, sto citando. Quello lì l'apprezzo molto. Quindi ora ti dico, quando sei stato bannato con quell'altro account da Il Vero Filo? Utilizzavo il Bloody, non sto scherzando. Non okay. Vedi che non mi dà tanti benefici, alla fine mi stabilizza solamente quel click in più. Ma in PvP, tu mi hai detto che in PvP non la usi, no? No, l'ho utilizzato per tutte e due. Anche sul tasto sinistro? Sì, su tutte e due. Beh, prima mi hai detto solo tasto destro. No, la utilizzo maggiormente nel tasto destro, ma su tutte e due principalmente. Ah, ok. Quanti CPS fai? 11. Fai così, vai, prova a fare qualche bridge. Si deve attivare comunque l'autoclicker. Ho la scaffold, è strano che non si attiva adesso. Ma io comunque faccio 15 CPS, quindi quello non fa. No, prima comunque, però, quando utilizzavi la macchina, cioè, mi flaggava. Sicuro che ce l'hai alla stessa potenza di prima? Sai quale? Cioè, ho proprio recuperato i file. Fai un fast bridge. Cioè, nei fast bridge la utilizzavi? No. Sono nei god bridge. Io la utilizzo in realtà generalmente. Boh, vabbè, non flaghi più. Vabbè, dai, finiamo il fight, vai. Ok. No, vabbè, bravo. Da che lato? Ok, GG. Allora, facciamo così. Secondo te, al mio posto, cosa avresti fatto te? Mettiti nei miei panni da non staffer, perché comunque non sono staffer su Coral. Ce l'ho il rank per creare contenuti, non per staffare su Coral. E quindi creando contenuti faccio staff series, eccetera, dove anche sfido cheater. Quindi adesso, secondo te, io cosa dovrei fare? Sì, ho capito, ma è una piccolissima macro che mi va a cambiare di un CPS. Bro, lo so, CPS è sempre macro. Cioè, e poi, ma non è proprio il fattore tanto della macro. Comunque tu mi hai cancellato un file prima del controllo, qualche minuto prima, e nonostante tutto, ho detto, bro, l'hai cancellato, tu mi detto no, e poi me l'hai messo quando ti ho detto bro dimmi la verità, ti ho fatto vedere i log di Avenge dove appunto diceva cancellato file alle ore 9:54 poco prima del controllo. A parte che l'altra macro era proprio di un'altra roba. Vabbè, capisci però il concetto, lascia stare le macro. Quello lo capisco. È tutto qua, va bene, sì, dai, grazie mille, ciao ciao bro. Ragazzi, abbiamo creato un ottimo contenuto. Mi dispiace, però capitemi, mettetevi nei miei panni. Io lo so che magari molti di voi nei commenti potranno dire Marques, ma poverino, eccetera. Regà, mi ha eliminato un file prima del controllo. Ha rinominato cose varie, ha svuotato il cestino davanti a me con X mouse, lo utilizzavo per 5M, eccetera. Mi ha detto tante cavolate. Quindi io vi dico, mi dispiace, ma il ban è giusto. Cioè, se io beccavo un altro player a caso, io lo devo bannare. E perché lui no? È giusto così. Quindi il regolamento prevede questo, ragazzoni. La serie dove sfido cheater sta continuando. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina. Ci vediamo, come sempre, alle 15 domani con un nuovo video. E il Marchessone vi saluta. Bella.